Bene ragazzi, continuiamo a parlare dell'umanesimo. Abbiamo parlato, abbiamo trattato la scorsa lezione, vi ricordate, di personaggi quali salutati, Bruni oppure Bracciolini. Andiamo avanti con un ultimo esponente dell'umanesimo civile fiorentino, Leon Battista Alberti. Ecco, gli ho scritto alla lavagna anche la sua data di nascita e di morte è 1404-1472. In questa lezione parleremo di Alberti, ma parleremo poi anche di un caso interessantissimo, l'epicureismo cristiano umanistico di Lorenzo Valla. Allora, Leon Battista Alberti, anche lui, come Coluccio Salutati e altri di cui abbiamo già parlato, si laurea in diritto in giurisprudenza a Bologna. Attenzione, Leon Battista Alberti è fiorentino di origine, ma la sua famiglia era stata bandita da Firenze prima della sua nascita. Quindi lui vive in varie città italiane, non solo a Firenze. Leon Battista Alberti, come tutti sanno, non è solo un filosofo, ma anche un matematico e anche un artista. Lui è pittore, scultore, architetto, è considerato il più grande architetto del secolo, del 400, insieme a Brunelleschi. Ha realizzato, per esempio, Palazzo Rucellai, è la facciata di Santa Maria Novella, della chiesa di Santa Maria Novella a Firenze, inoltre il Tempio Malatestiano a Rimini. Lui scrive due trattati estetici, due trattati in cui esprime le sue idee sull'arte. Della pittura del 1435 è De re edificatoria dell'architettura, d'accordo, delle costruzioni. Nel 1444 lui pensa che l'artista sia l'homo faber, famosa espressione che lui riprende. L'homo faber, l'artefice, lui pensa che attraverso una pedagogia si possa formare un uomo artefice di se stesso, creatore del proprio destino. Quindi, ovviamente, l'homo faber è un'espressione che lui utilizza inizialmente per l'artista, perché l'artista è l'artefice, è il fabbro. L'artista crea qualcosa che prima non c'era, ma ovviamente l'idea dell'homo faber può essere allargata, può essere ampliata in generale all'essere umano. Un uomo artefice di se stesso, creatore del proprio destino, un uomo attivo nel mondo, ricordate, vita attiva, che cerca di realizzarsi e di autoaffermarsi in questa vita in modo concreto. Lui rifiuta anche lui le questioni metafisiche, come i personaggi di cui abbiamo parlato nella precedente video lezione, e si occupa di problemi morali, di problemi anche quotidiani. Infatti lui scrive Il dialogo della famiglia, sono diversi libri in cui parla dell'educazione dei figli, del matrimonio, dei rapporti tra i componenti della famiglia, dell'economia all'interno delle famiglie, dei rapporti tra le varie famiglie, tra di loro e del ruolo della famiglia nello Stato, cioè tutto ciò che riguarda la famiglia. E quindi si occupa di questioni concrete, non di questioni metafisiche. Quindi la famosa frase Homo Faber, lui la riprende dalla letteratura latina. È una frase nella letteratura latina che lui riprende e rende famosa, Quisque faber fortune sue. Questi sono due genitivi del fortune sue, della sua fortuna, della propria fortuna. Quisque significa ciascuno, ciascuno faber, sottinteso est, quisque faber est, fortune sue, ciascuno è artefice della sua fortuna. L'ottimismo nei confronti delle capacità di agire, di concretizzarsi dell'uomo, di autocostruirsi, di autorealizzarsi, di imporsi perché
lui stesso, l'uomo, è l'artefice di se stesso, è il creatore del proprio destino. Ciò che l'uomo diventa non è qualcosa che ha ricevuto in regalo da qualcun altro, che qualcun altro gli ha dato, che qualcun altro ha realizzato al posto suo. Ognuno è in grado di creare il proprio destino, di portare avanti la propria vita, ognuno è responsabile del proprio successo e così via. Lui tematizza, come molti altri umanisti, e l'abbiamo visto, il rapporto tra virtù e fortuna. Ovviamente se ne occuperà anche Machiavelli, e quindi è importante capire il significato esatto delle parole. Virtù e fortuna. Virtù è intesa all'uso greco, nel significato greco di arete, cioè virtù come qualcosa non di statico, di contemplativo, ma qualcosa di dinamico. Virtù significa arete, che in greco significa valore. Quindi virtù come valore, questo è anche nella radice latina di virtus. Virtus fa riferimento a vis, che significa forza, quindi virtù, non la virtù come una qualità contemplativa, la virtù della preghiera. Molto spesso noi, anche in italiano, anche per via di una certa tradizione religiosa, intendiamo per virtù qualcosa di statico, cioè che cos'è la virtù? È il non fare qualcosa, no? Che cos'è la virtù? È il non immischiarsi nel mondo, il non agire, il non rischiare di cadere in tentazione. E infatti virtù nella nostra tradizione vuol dire anche castità, no? Una ragazza virtuosa è una ragazza casta, cioè noi abbiamo comunque anche appunto per questa tradizione religiosa cattolica l'idea di virtù come castità o comunque come rinuncia, come una sorta di rassegnazione, un chiudersi nel proprio guscio e non agire, virtù come una vita di preghiera, di contemplazione. Invece in Alberti la virtù ha tutt'altro significato, il valore, la capacità di avere successo, la capacità di avere delle competenze, la capacità di eccellere da tutti i punti di vista, anche nella propria professione, quindi non una virtù statica, contemplativa, di chi non fa, di chi spende il suo tempo in preghiera, in devozione, di chi non si mischia con le cose del mondo. Al contrario, in Alberti virtù significa affrontare la vita, significa essere attivi, significa combattere la fortuna. Ecco, come in Machiavelli, ciò che si oppone alla virtù è la fortuna nel senso etimologico di force, cioè di sorte. La fortuna nel senso di force, nel significato latino di sorte, caso. La fortuna force è l'insieme degli ostacoli della vita. Alberti scrive un'opera piuttosto pessimistica, un dialogo che si chiama Momo nel 1450, e qui appunto Alberti esprime una concezione piuttosto pessimistica. La fortuna, la sorte, queste vicissitudini del destino che si abbattono sull'uomo, secondo lui questa fortuna è inconoscibile, è incontrollabile, spesso travolge l'agire della virtù e la virtù non riesce a bloccare la fortuna. Il mondo, dice Momo, il protagonista di quest'opera, è assurdo, il mondo è folle. La virtù, secondo Alberti, è strettamente legata alla volontà. È la volontà che
fa crescere in noi la virtù. E la virtù è la condizione della felicità e quindi vale la pena di essere virtuosi, di seguire il valore nella vita. La volontà che genera la virtù è la caratteristica del coraggioso. La volontà che genera la virtù può in alcuni casi controllare la fortuna, però non sempre. C'è un'altra opera di Leon Battista Alberti che si chiama, un nome un po' strano, molti, molti titoli di opere dell'umanesimo e del Rinascimento hanno dei nomi un po' strani. Si chiama De Icciarchia e viene scritta da Alberti nel 1468, è uno degli ultimi suoi scritti. Che cosa dice nel De Icciarchia? Alberti qui esalta la ricerca del sapere. Abbiamo visto che la virtù porta alla felicità, ma la virtù maggiore rispetto a tutte le virtù è la ricerca del sapere, perché il piacere della conoscenza, il piacere del sapere supera ogni altro tipo di felicità. Però, siccome il mondo, secondo Leonardo Bruni, come abbiamo visto, è inconoscibile, è incontrollabile, questa ricerca del sapere è inesauribile, è destinata a non finire mai e quindi in qualche modo è frustrante perché la ricerca è inesauribile, la ricerca del sapere è infinita e quindi si esprime in una tensione che non arriva mai a compimento e quindi vi subentra una frustrazione che si trasforma in sconforto, in amarezza. Cosa può fare l'uomo generoso di fronte a questo sconforto e amarezza che derivano dal fatto che è impossibile sapere tutto, conoscere tutto? L'uomo generoso si consola grazie all'arte, quindi l'arte ha anche una funzione di consolazione. L'uomo generoso si consola nel mondo dell'arte, nella disciplina dell'arte, che è un'attività creatrice che al disordine del mondo contrappone un altro mondo, il mondo dell'arte, un mondo fatto di armonia e bellezza. Ecco, questo in sintesi è quello che dice Leon Battista Alberti, che comunque sarà sempre ricordato per aver rilanciato questa frase che già compare nella letteratura latina, quisque faber fortune sue, l'idea proprio di vita attiva, di coraggio, di volontà, di virtù dell'umanesimo con cui l'uomo prova a costruire da solo il suo destino, a edificarsi da solo, a edificare la propria personalità, la capacità di avere successo, esattamente come Leon Battista Alberti edificava i suoi capolavori. Infatti, abbiamo visto che lui è considerato il più grande architetto del 400 insieme a Brunelleschi e appunto ha realizzato tutti, anche vi ho ricordato alcune delle opere architettoniche che lui ha realizzato. Quindi diciamo che abbiamo parlato di ben quattro di questi cosiddetti esponenti dell'umanesimo civile. Abbiamo già visto che il declino dell'umanesimo civile italiano, si esprime con la consapevolezza della fine delle libertà repubblicane. E ci sono dei personaggi che lamentano e esprimono ottimamente la conclusione delle libertà del comune, della repubblica che viene schiacciata dalla signoria. Personaggi per esempio come Matteo Palmieri, che vive dal 1406 al 1475, oppure Giannozzo Manetti, che vive dal 1396 al 1459.
Questi due personaggi che vi ho citato, Palmieri e Manetti, arrivano addirittura ad una rivalutazione della vita contemplativa, che era stata invece rifiutata, come abbiamo visto dagli autori che abbiamo finora visto, e arrivano anche ad una pessimistica chiusura in se stessi. Un altro esito dell'umanesimo nella sua evoluzione è il recupero dell'epicureismo con Lorenzo Valla. L'epicureismo è il recupero di una filosofia abbandonata e aspramente criticata dal cristianesimo durante il Medioevo, è possibile anche grazie al recupero dei testi epicurei, di cui abbiamo già parlato nella prima delle lezioni introduttive sull'umanesimo di questa playlist. Comunque lo ripetiamo, la riscoperta dei testi. Nel 1418, come abbiamo visto anche nella lezione scorsa in cui abbiamo parlato di Poggio Bracciolini, appunto, Poggio Bracciolini aveva ritrovato il testo completo del De Rerum Natura di Lucrezio, poi Ambrogio Traversari tradusse Diogene Laerzio, che è la principale fonte dell'epicurismo. In Diogene Laerzio sono contenute, dalla prima all'ultima parola, tre lunghe lettere importantissime dello stesso Epicuro, in cui Epicuro fa il sunto, diciamo, di tutta la sua filosofia. Poi anche la pubblicazione di Plutarco, no? Un altro classico dell'epicureismo, e quindi rinasce l'interesse per Epicuro. Autori come Francesco Filelfo o Cosma Raimondi scrivono delle opere in difesa di Epicuro, evidenziando cosa? Evidenziando quello che dirà anche Lorenzo Valla, vedremo tra poco, cioè il fatto che Epicuro prediligeva i piaceri dell'anima a quelli del corpo, e quindi giustamente questi autori sostengono che Epicuro sia stato interpretato male, sia stato diffamato nel corso del Medioevo, sia stato diffamato dalla tradizione cristiana, perché Epicuro non autorizzava il libertinaggio, la crapula, il piacere fisico o smodato del mangiare, del bere o del sesso, oppure del lusso, degli oggetti o degli abiti raffinati, ma preferiva il piacere interiore, il piacere intellettuale, il piacere dell'anima rispetto al piacere del corpo. Tuttavia, il caso più importante, ma come abbiamo visto non l'unico, di recupero dell'epicureismo nell'umanesimo, nel Rinascimento, è senz'altro Lorenzo Valla, che vive dal 1407 al 1457. Nel 1431 lui scrive il suo capolavoro, che si chiama De Voluptate. Sulla voluttà, sul piacere, in realtà poi lui cambia, rivede insomma un po' questa sua opera e la pubblica con un titolo diverso, diciamo meno rischioso, meno scandaloso, capite? Pubblicare un libro che si chiama Il piacere in cui tu esalti Epicuro è molto rischioso. Allora lui cambia il titolo con un titolo molto più asettico, De vero falsoque bono, cioè sul vero e sul falso bene. E a volte il titolo dell'opera viene anche chiamato semplicemente De vero bono. Comunque, insomma, è questa l'opera più importante di Lorenzo Valla. Lorenzo Valla, sin dall'inizio dell'opera, proprio all'inizio dell'opera, condanna l'etica stoica è l'etica monastica, secondo le quali la virtù è fine a se stessa. Lorenzo Valla dice che non ha alcun senso che la virtù sia fine a se stessa. La virtù deve avere un contenuto, la virtù deve avere uno scopo, dice Lorenzo Valla. La virtù deve tendere a qualcosa, e questo qualcosa non può che essere il piacere. Perché semplicemente, realisticamente, dice Lorenzo Valla, la natura è pervasa dal piacere. La materia, che cosa fa la materia?
viene colta sensibilmente e genera piacere. E anche l'essere umano si muove in direzione dell'ottenimento del piacere. Quindi dice, noi perché dovrebbe essere scandaloso? Dobbiamo accettare come siamo fatti. Noi tendiamo verso il piacere, ma anche la natura, la materia, di fatto, che cosa fa? Genera piacere. Non c'è niente di strano. Allora, sia in questo mondo, sia nell'altro mondo, nell'altra vita, noi normalmente cerchiamo il piacere. Quindi, nel mondo terreno, come dice Epicuro, nel mondo terreno noi cerchiamo il piacere abbiamo visto è la caratteristica della materia, e Lorenzo Valla dice semplicemente che la materia non può essere cattiva, la materia è buona perché tutto ciò che esce dalle mani del creatore, dalle mani di Dio, è buono. Tutte le creature, tutte le cose create da Dio sono buone e quindi anche la materia che produce piacere è buona. Se Dio l'ha creata e l'ha messa a disposizione degli uomini e ha creato i sensi negli uomini, è perché evidentemente Dio non vedeva nulla di male nel piacere, nella ricerca del piacere. Però attenzione, Epicuro si fermava a questo mondo, nel mondo terreno. Invece, attenzione, è chiaro che Lorenzo Valla va al di là di Epicuro, perché dice che il piacere è anche la caratteristica della vita eterna, cioè del mondo celeste. Naturalmente Epicuro non credeva nella vita eterna, nella sopravvivenza dell'anima, e invece Lorenzo Valla sì. Quindi vedete, Lorenzo Valla parte da Epicuro e considera giusto anche quello che dice Epicuro relativamente alla bontà del piacere nel mondo terreno, però poi supera Epicuro all'interno di una prospettiva cristiana. Lui parte da Epicuro, però poi lo supera, perché dice qualcosa che Epicuro non avrebbe mai detto, perché non credeva ovviamente nella felicità eterna. E Lorenzo Valla dice che anche ciò che noi proviamo nel mondo celeste, nel paradiso, non è altro che piacere. Certo, non è piacere materiale, è piacere dell'anima, però non è un problema. Il bene, secondo Lorenzo Valla, si identifica con il piacere. Non vi è altro bene che non sia, in ultima analisi, riconducibile al piacere. Il piacere celeste, il piacere di quando saremo in paradiso, è la beatitudo, la visione di Dio. Quella sarà la vera felicità, la beatitudo. La visione di Dio. Però Lorenzo Valla dice: scusate, ma la visione di Dio che ci provoca la beatitudine, la felicità, che cos'è se non piacere? Cioè, come lo puoi chiamare in un altro modo? D'accordo, è un piacere nobile, è un piacere spirituale, non è un piacere carnale, non è un piacere sensibile, ma la visione di Dio, la beatitudine, la serenità che tu hai in paradiso, la felicità che consiste nella visione di Dio, che altro è se non un piacere? Come altro lo puoi chiamare? Anche quella felicità soprannaturale è un piacere. Quindi il piacere anche nell'altra vita. E quindi una prospettiva spiritualistica che proietta il fine del piacere in un orizzonte spirituale, cioè ciò che Epicuro ovviamente si guardava bene dal fare. Quindi l'epicureismo viene in realtà superato all'interno di una prospettiva spiritualistica cristiana. Abbiamo visto il piacere celeste, per Lorenzo Valla è pur sempre piacere, è un'altra forma di piacere. Ma non si può definire diversamente. Certo, non è un dolore,
E quindi la natura ha un ordine che è voluto dalla provvidenza divina, che qui lui si distacca da Epicuro. Lui è molto attento, lo ripete molte volte nella sua opera, ad allontanarsi da una possibile visione che veda nella natura il caso oppure il determinismo. A differenza di Epicuro, i fenomeni della natura, secondo Lorenzo Valla, non sono determinati dal caso, dal clinamen, dalla parenclisis in greco, vi ricordate, cioè dal movimento casuale degli atomi. Senza una vera causa, a un certo punto gli atomi deviano dalla loro linea rettilinea. No, il mondo non è affidato al caso, il mondo è regolato da una provvidenza. Quindi vedete, anche qui una provvidenza è ovviamente una provvidenza spiritualistica, una provvidenza cristiana. Quindi anche qui Valla si distacca dall'epicureismo per assumere invece una posizione cristiana. D'altra parte lui dice che la natura è indifferente al destino degli uomini. E anche qui c'è la polemica antistoica, perché gli uomini dicevano che in natura c'è il bene e il male, e invece non è così. La natura è indifferente all'essere umano, dice Lorenzo Valla, la natura non dispensa premi o punizioni. Attenzione, Lorenzo Valla dice di non voler parlare di religione e di non voler fare filosofia sistematica. Non solo, ma lui, in un lungo passo dell'opera di cui stiamo parlando, pensa che l'oratoria o la poesia sia superiore alla filosofia. L'oratoria, il linguaggio dell'oratoria davvero riesce a organizzare il mondo e dare un senso all'umano. Può sembrare strano che l'oratoria venga considerata superiore alla filosofia, ma non è solo Lorenzo Valla, ma molti umanisti che pensano questo. L'oratoria non è più considerata soltanto come l'arte del persuadere. L'oratoria è vista come una capacità appunto di organizzazione, di comprensione delle più precipue caratteristiche dell'essere umano. Il piacere è strettamente legato all'utilitas. Il piacere, infatti, secondo Valla, è alla base anche non solo dei comportamenti, i nostri comportamenti individuali. Il piacere nella forma dell'utilitas è alla base anche della politica stessa. Le leggi a che servono? Le leggi sono finalizzate all'utilità che genera il piacere, un'utilità comune che genera il piacere. Anche le città o gli stati sono fi finalizzate all'utilitas che produce piacere. Dice Valla, nessun principe o amministratore viene scelto senza che ci si aspetti da lui una utilità e quindi un piacere. Quindi il piacere per Valla, poi dice, è anche alla base del progresso delle arti, il progresso nelle tecniche, il progresso nelle scienze. Quindi vedete, il piacere, la voluptas, è un po' alla base di tutto. La voluptas è alla base della civilizzazione stessa. La voluptas è all'origine della civilitas. Il piacere è visto proprio come un movente fondamentale per qualunque attività umana. Pur apprezzando, come abbiamo visto, come fa Epicuro, anche il piacere terreno, Valla istituisce una gerarchia tra i piaceri, in cui ovviamente il piacere celeste è superiore al piacere terreno. In base a questa gerarchia, i piaceri immediati e minori possono essere, anzi, devono essere sacrificati in nome del piacere sommo, del piacere eterno a cui deve mirare ogni essere umano. E il piacere sommo, il piacere eterno, l'abbiamo visto, è la beatitudine eterna, che lui chiama somma voluptas, mentre invece la voluptas che riguarda cose piccole, sensibili, umane, carnali, è una voluptas, per quanto apprezzabile, assolutamente inferiore rispetto alla somma voluptas, cioè al piacere prodotto dalla beatitudo, dalla visione di Dio.
Valla scrive anche altre opere, non soltanto questa De Verrobono. In altre opere Valla critica duramente l'aristotelismo e la scolastica, critica anche la lingua della scolastica. Per lui molti termini della scolastica non significano niente, non hanno alcun significato e lui si impegna nella dimostrazione di questo fatto, cioè del fatto che molti termini della scolastica siano del tutto privi di significato. Anche lui, come personaggi che abbiamo visto nella precedente video lezione, affrontano il tema fondamentale dell'umanesimo, un tema che, come vi ho detto, è troppo sottovalutato, perché spesso l'umanesimo e il Rinascimento si studiano così per luoghi comuni, e invece vai a scoprire che certe cose non sono come ce le dicono certi libri molto sommari e sintetici. Nel libero arbitrio, ricordate che vi ho già detto che molti umanisti hanno problemi ad ammettere il libero arbitrio indiscriminato, che pensano che il libero arbitrio sia limitato, e anche Lorenzo Valla fa questo. Lui scrive l'opera del libero arbitrio nel 1439 e Valla se la prende con Boezio, con Severino Boezio, per via del suo tentativo di conciliare il libero arbitrio e la prescienza divina. Ricordate, sarà anche un problema dei protestanti. Se Dio è onnisciente, sa tutto, è anche prescente, cioè sa tutto prima, sa tutto in anticipo. Se Dio sa tutto, è onnisciente, sa anche ciò che si verificherà in futuro. Lui ha già deciso cosa si verificherà in futuro. Ma allora, se Dio ha già deciso cosa si verificherà in futuro, cioè è prescente, dove finisce il mio libero arbitrio, la mia libertà, la libertà di volere? Perché se Dio è prescente, ha già deciso fino alla fine della mia vita come io mi comporterò. Anche le idee, la volontà che sorgerà nella mia mente, e inoltre, se conosce tutto ciò che avviene nel futuro, è prescente, Dio sa già se io andrò in paradiso o all'inferno, cioè mi ha predestinato. E quindi, se Dio sa tutto, sa già, l'ha deciso lui, se io andrò in paradiso o all'inferno, io non posso cambiare la mia sorte naturale, la mia sorte sovrannaturale, Dio l'ha già decisa. Quindi con il mio libero arbitrio, con le opere, qualunque cosa io faccia, è inutile, Dio ha già deciso, no? Quindi questo problema di poter conciliare il libero arbitrio con la prescienza. Valla sostiene che questa questione, a differenza di quello che dice Boezio, non può essere risolta da un punto di vista razionale. Secondo Lorenzo Valla, la ragione non è in grado, perché non è in grado di comprendere perché Dio salva qualcuno e porta alla dannazione altri. Noi non conosciamo le motivazioni di Dio, e però Valla pensa che Dio abbia predestinato qualcuno al paradiso e qualcuno all'inferno, quindi per lui è problematico ammettere la realtà del libero arbitrio. Lui dice che tanto comunque razionalmente non possiamo capire assolutamente niente le motivazioni di Dio, possiamo quindi solo affidarci alla fede e alla grazia. Quindi un atteggiamento fideistico. Valla, come molti altri umanisti, anche alcuni che incontreremo nelle prossime lezioni, non crede all'importanza delle opere. Rifacendosi a San Paolo, dice che ci si salva solo per la grazia di Dio. Quindi Valla elabora una vera e propria teoria della predestinazione che anticipa Lutero, Calvino e la teoria della predestinazione dei protestanti e molti riformatori protestanti, appunto gli stessi Lutero e Calvino, ma anche Melantone, saranno influenzati da queste idee degli umanisti favorevoli alla grazia e alla predestinazione. La ragione, dunque, secondo Lorenzo Valla, non può comprendere Dio, e per cui per lui il cristianesimo corrisponde alla religione dei semplices. Un cristianesimo semplificato che non si chiede le qualità, le caratteristiche di Dio, un cristianesimo che rinuncia a fare
teologia razionale, un cristianesimo che secondo lui deve accostarsi più alle cose semplici piuttosto che pretendere di conoscere le cose supreme. La scienza delle cose divine, la teologia razionale, dice Lorenzo Valla, è inutile quando abbiamo la certezza dell'amore e della carità di Dio. Dobbiamo solo abbandonarci per fede all'amore di Dio. Valla è anche un importantissimo filologo, diciamo qualcosa in conclusione su questo. Lorenzo Valla nel 1444 scrive un'opera che si chiama Eleganzie Linguae Latine, le eleganze della lingua latina. Lui è uno di quelli che è favorevole al recupero del latino ciceroniano, il latino retorico, il latino difficile. La filologia è importantissima per Lorenzo Valla. Pensate che lui crede che la filologia sia anche alla base della storiografia. Perché? Perché la filologia consente una corretta interpretazione del passato attraverso i testi. Non solo, ma per lui la filologia, che in realtà lui identifica con la retorica, la filologia è superiore anche alla filosofia. Abbiamo visto, lui considera la retorica superiore alla filosofia perché la filologia consente la corretta comprensione delle parole con cui la filosofia elabora il ragionamento, il pensiero. Quindi la filologia, direttamente legata alla retorica, ha una funzione centrale per Lorenzo Valla. Nel 1440 lui pubblica. Lui scrive un breve opera che si chiama De falso credita et tementita Constantini donazione. Non me l'ha fatto scrivere alla lavagna, potete trovarlo su libri di testo oppure su internet. È la famosa opera che dimostra la falsità della donazione di Costantino, ve la ricordate? Secondo una leggenda, l'imperatore Costantino avrebbe donato in eredità all'impero romano. L'avrebbe trasferito a Papa Silvestro e questa idea, questa leggenda falsa, basata su questo falso, cioè l'atto di donazione ereditario di Costantino a Papa Silvestro, per secoli aveva autorizzato le idee, le pretese del potere temporale del Papa. Si diceva che il Papa, la Chiesa, ha diritto a possedere territori. Anzi, ha diritto a possedere l'impero universale, quello che in qualche modo corrisponde a ciò che era una volta l'impero romano, perché Costantino ha donato l'impero romano al Papa. Ricordate che Dante Alighieri considerava autentico il testo della donazione di Costantino, però lo considerava invalido perché sosteneva che l'imperatore Costantino non aveva alcun potere di lasciare l'eredità del proprio impero al Papa, e infatti se la prende, no, con Costantino, con i guai che lui ha causato attraverso questa donazione. Però in realtà la donazione è falsa ed è un falso facilmente smascherabile da un filologo così attento come Lorenzo Valla. Ci sono dei termini all'interno della Donatio Costantini che non esistevano nel latino dell'epoca dell'imperatore Costantino. Ricordate Costantino, stiamo parlando del IV secolo d.C. Ci sono termini medievali che sono stati inventati soltanto secoli dopo. Ci sono anche riferimenti a titoli o a personaggi che vengono dopo il IV secolo d.C. Quindi la dimostrazione della falsità della donazione di Costantino. Un'ultima cosa su Lorenzo Valla, ardito Lorenzo Valla nel 1449 scrive le annotazioni sul Nuovo Testamento. Infatti Lorenzo Valla, da buon filologo, rivendica il diritto di esaminare alla luce del metodo filologico, alla luce della filologia, anche il Nuovo Testamento. Queste annotazioni sul Nuovo Testamento verranno apprezzate da Erasmo da Rotterdam, ma successivamente non piaceranno alla Chiesa della Controriforma che le mise all'indice. Bene, abbiamo terminato anche con Lorenzo Valla.
Oggi in questa video lezione abbiamo parlato dell'ultimo degli umanisti dell'umanesimo civile propriamente detto, cioè Leon Battista Alberti, e poi abbiamo parlato dell'epicurismo, vedete, dell'epicurismo cristiano, però l'epicurismo adattato al cristianesimo da parte di Lorenzo Valla. Ulteriori esponenti dell'umanesimo e del Rinascimento verranno spiegati nelle prossime lezioni, quindi guardate anche le prossime video lezioni se volete continuare ad ascoltare da me la storia, i personaggi, le dottrine dell'umanesimo e del Rinascimento. Vi ringrazio, arrivederci.